E ora vi presentiamo l'ultimo acquisto, alto meno di 2 metri, non pesa 100 kg, possiede un certo senso del gol, si chiama Sandrino Mazzola, premio d'ingaggio, una caramella. Dopo la tragedia la mia mente ha cancellato, mente di bambino ha cancellato i momenti brutti, non li vuole ricordare. Le uniche cose che mi ricordo sono un po' il clima che vivevo a Torino, vicino a un grande uomo, con la gente sempre intorno, non capivo bene il perché ero molto piccolo, però mi piaceva tutto questo e ne avevo paura. Difatti la cosa che ricordo molto è il fatto della sua mano, cioè io mi aggrappavo alla sua mano da piccolino. Però poi i miei ricordi sono sfalsati, perché per esempio ricordavo mio padre alto 1,85 m. Probabilmente lo vedevo dalla mia prospettiva di bambino e dall'alone che aveva, invece mio papà era 1,76-1,78 m. Soprattutto mia nonna mi parlava molto di mio padre. E mi parlava soprattutto di quando era ragazzo, di quando non aveva le scarpe per andare al campo a fare l'allenamento, di quando arrivò a Venezia che non sapeva né leggere né scrivere e giocava nel Venezia in Serie A, andava a scuola con i ragazzini. Cioè, e hanno creato un mito, chiaramente, tutte queste cose. Bello, molto bello.